Ok. Fantastico. Siete portati tutti bravi. L'avevo detto che dovrei essere io il portiere. Ron uscirà presto dall'infermeria e allora il portiere sarà di nuovo lui. Già. Mi dispiace, vi. Avete giocato tutti bene. Tutti bene. Puoi ripetermi come ho fatto a lasciare Lavanda? Che sia chiaro, sono contento di averlo fatto. È solo che lei mi sembra un po' giù. Non ti ricordi nulla della scorsa notte? Dico davvero, Ron. Non è colpa mia, ero stato avvelenato. Sarà stato un effetto collaterale. Beh, non sei l'unico a essere uscito dall'infermeria. Anche Katie Bell è tornata. L'ho vista nella sala grande. Allora potremo sapere chi le ha dato quella collana. Ci dirà chi l'ha maledetta. È vero che Katie Bell è tornata. È uscita dal San Mungo e devo dire che mi sembra abbastanza in forma. Se vuoi incontrarla, la troverai nella sala grande. Ok, abbiamo giocato, eh. È stata un po' dura, no, non dura, quella chiave con ieri sera che mi hanno detto questi due, quelli quenti che non mi hanno trappolato, che è stato davvero duro. Eccoci, Harry. Come stai? Come stai, Katie? Dammi un secondo. So che stai per chiedermelo, Harry, ma non so chi mi ha lanciato la maledizione. Ho cercato di ricordare davvero, ma non ci riesco. Dimmi che cosa stai tramando.
correre in fretta, sennò prima che lo scappa di nuovo. Sta correndo troppo. Devo seguirlo lui, prima che mi dai. Eccoti qua. Stai tentando di scapparmi, eh? Tanto non puoi fare. Sto tornato. Eccoti qua. Eccoti qua. Lasciami in pace, Potter. Satana. Quella cosa è troppo forte. Quel ma poi è troppo potente. No. Dannazione. Mi cercherò di colpirlo. No, 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 no. Sto andando quasi, ero quasi. Preso. Rizzo sempre! Oh. Non toccarmi! Non osare toccarmi! Dobbiamo portarti in infermeria. Quanto a te, Potter, dove hai imparato quell'incantesimo? Io ero un libro. Bugiardo, va a prendere tutti i tuoi libri. Tutti. E portameli qui immediatamente. Ho dato il bito al libro del Ron. Hai usato un incantesimo che non conoscevi contro Draco. Non volevo farlo. Lui stava cercando di maledirmi e io. Devi liberarti del libro. E io so dove potresti nasconderlo. Basta. Ananda, papà si sta arrabbiando. Chiudi. Aspetta. Ci spegni. Aspetta. Non me ne frega niente che stai dicendo. Non mi interessa. Domani mattina, se non ti spegni, caccio a calci il culo. Perché è pieno di polvere qua? Non lo so. Anch'io ho un segreto. Scusate, non dovete vederlo. Allora tu e Ginny avete fatto? Cosa? Cosa? Avete nascosto il libro? Avete conosciuto il libro? Sì, sì, da qualche parte. Da qualche parte della stanza di necessità. Nemmeno io lo so dove si trova. Beh, per me è un bene. Aspetta, adesso lo faccio io. Un incantesimo sconosciuto. Scusate, c'è la mia madrina che era venuta per fare la ranna. Concentrarti sulla missione di Silente. Finora non hai avuto molta fortuna, vero? No. No. Forse mi si verrà un po' di fortuna. È l'ora della fortuna. Allora? Come ti... Va bene! Scusa, se dove... Bene! Ora, credo che farò un vaccino con te, dobbiamo trovare l'umacorno, Harry. Quindi non so come faccio. O almeno salve Felix. Va bene, ci vediamo la prossima volta, eh?